Questa sessione vi illustrerò alcuni comandi PONCAD che permettono una migliore gestione della visualizzazione e l'ottimizzazione del lavoro. Per esempio, con il comando 3 possiamo posizionarci in pianta ed avere sempre allineato adesso l'UCS. Il comando 3 posiziona sempre sul VCS, quindi sul sistema di coordinate globali. Col comando 6 invece ci spostiamo sempre in vista tridimensionale, non è proprio un'isometrica e non viene mai alterato l'impostazione dell'UCS corrente. Un elenco dei comandi lo possiamo ottenere con il comando 1. Ecco, qui con un semplice riassunto vediamo che col comando 2 guardiamo la struttura di fronte. Col 3 dall'alto, col 4 da destra, 5 in vista isometrica, mentre il 7 in una vista 3D. Vi illustrerò tutti questi comandi in questa sessione. Dicevamo comando 2 di fronte. Vedete che l'UCS non è stato allineato alla vista. Questa cosa la possiamo ottenere invece di inserire il comando 2 col comando 2 2. E quindi l'UCS XY viene allineato a questa vista. Essendo allineato a questa vista, possiamo usare tranquillamente i comandi bidimensionali. Inserendo il comando 6 ci posizioniamo in vista isometrica. L'UCS non viene alterato. Col comando 4 invece vedremo la struttura dal lato destro. L'UCS, vedete, è rimasto inalterato, mentre con il 4 4 la vista sarà uguale, ma l'UCS sarà allineato, quindi potremo usare i comandi bidimensionali da questa vista in maniera naturale. Mi riposiziono col 6 in vista 3D. Possiamo notare ancora l'UCS come è allineato sul piano di destra. Col 3 mi riposiziono sul piano cartesiano, normale, quello globale, e col 6 mi riposiziono in isometrica. Questa serie di comandi permettono comunque sempre di poter avere un controllo dei punti di vista. In alternativa possono essere utilizzati i comandi di AutoCAD, vista e punti di vista 3D, che fanno più o meno le stesse cose. Oltre a questi abbiamo il comando 7, che permette di nascondere temporaneamente degli oggetti, oggetti che restano nascosti fino a che non si va a rigenerare il disegno. Il comando 88 invece permette di dividere in maniera automatica il disegno in quattro viste, cosa che è nativa di AutoCAD dal menu Visualizza Finestre. Le finestre sono selezionabili. E con il comando 9 viene riportata in modalità unica, col comando 9, la finestra selezionata, in questo caso quella in alto a destra. Esiste anche la possibilità di inserire il comando triplo 0, che ci porterà in modalità shading, oppure 0 per tornare in modalità wireframe. AutoCAD gestisce anche la modalità doppio 0. E quindi 0 per tornare in modalità wireframe. Tutti questi comandi li potete ritrovare nei vari stili di visualizzazione di AutoCAD o di Bricks o del CAD che state utilizzando. Estremamente interessante invece è un comando di PONCAD che permette di attivare e disattivare delle viste. Col comando nascondi oggetti posso selezionare per esempio il punteggio multidirezionale, selezionare tutti gli oggetti, confermare, lui mi propone un testo, vista multidir, che io posso a mia necessità commentare. Gli oggetti scompaiono e quindi posso concentrarmi per esempio sul disegno e le modifiche del punteggio telai. Ugualmente, torno in vista pianta col comando 3, posso ancora nascondere degli oggetti, ad esempio tutti questi e questi, confermando, vista, possiamo lasciare vista
nord del punteggio, quindi confermare. In questo caso sarò rimasto con la vista del punteggio di una singola facciata sulla quale posso tranquillamente lavorare. Per riattivare le viste appena nascoste, dovrò utilizzare il comando antagonista, rivisualizza tutto, il quale tiene memoria delle varie viste, quindi posso decidere di riattivare soltanto una di esse, per esempio multidir. Oppure, in un colpo solo, tutte le viste presenti. Questo strumento è molto utile quando ci troviamo di fronte a punteggi estremamente complessi.